una vita anticipazioni, Pablo torna da Cachas senza l'onor a una vita. Nei prossimi mesi Cayetana Sotelo Ruiz, Sara Michel, non sarà la sola ad ottenere l'indulto, come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, Felipe Alvarez Hermoso, Marc Pareio. Approfitterà della grazia ottenuta dalla Dark Lady per cercare di scagionare anche Pablo Blasco, Carlos Serrano Clark, condannato ingiustamente per della madre Guadalupe Serra, Arantxa Aranguren, in realtà assassinata dalle terribile Ursula di Centa, Montserrat Alcoverro. Questo sarà soltanto l'inizio di una complessa storyline, stando a quanto segnalano le anticipazioni. L'avvocato scoprirà da Mauro San Emeterio, Gonzalo Trujillo, che funzionari di Stato non hanno ancora chiuso definitivamente la lista delle persone a cui annullare la condanna a morte e, puntando proprio su questo, preparerà tutta la documentazione utile al fine di salvare Pablo. Rosina Rubio, Sandra Marchena, nel momento in cui Felipe riuscirà a far concedere l'indulto al genero, sarà quindi entusiasta all'idea di poter riabbracciare il ragazzo e la figlia Leonor, Alba Brunet, e utilizzerà la stampa pur di far sapere ai due fugitivi che possono far ritorno ad Acacias, come mostrato nelle puntate già andate in onda anche in Italia. I coniugi Hidalgo sono stati costretti a fuggire alla volta del Marocco. A dis di quanto auspicato, Pablo e Leonor non torneranno a casa in tempi brevi, dopo aver fatto pubblicare sui giornali marocchini la notizia della grazia concessa al Blasco. Rosina inizierà infatti a preoccuparsi per la mancanza di novità da parte dei parenti e si appoggerà a Liberto Seller, Jorge Pobes, per avere delle rassicurazioni maggiori sulla faccenda. È dunque bene specificare che il nipote di Susana, Amparo Fernandez, a questo punto della storia, sarà diventato a tutti gli effetti il marito della Rubio, scampato il duello con Arturo Valverde, Manuel Regueiro. Il Seller intraprenderà un viaggio con la sua amata e convolerà con lei a giuste nozze in una piccola cappella di Santander. Una segnalazione improvvisa ha degli attimi di forte tensione, messosi in contatto con l'ambasciata dello Stato estero. Liberto scoprirà che una coppia straniera è stata ricoverata in gravi condizioni in un ospedale, visto che le descrizioni fisiche dei due infortunati sembreranno combaciare con quelle di Pablo e Leonor. Il neo marito di Rosina proporrà proprio a quest'ultima di recarsi in Marocco per fare chiarezza sulla questione. Ovviamente il Seller, per non far sprofondare la consorte in uno stato di agitazione profonda, si dirà certo del fatto che i ricoverati non abbiano nulla a che vedere con loro e inviterà la Rubio a partire per levarsi dalla testa il cattivo pensiero. Come già capitato in altre circostanze della telenovela, un colpo di scena rimescolerà le carte. Vi anticipiamo che Pablo, a pochi minuti dalla partenza di Liberto e Rosina, si presenterà da solo a Calle Acacias, incalzato dalle domande della suocera. Il Blasco ammetterà però di non avere affatto idea di dove si trovi Leonore, precisando di avere sempre creduto che fosse ritornata a casa. Comunicherà alla sua interlocutrice di non averla più rivista dal giorno che sono fuggiti insieme, ricordate, la Hidalgo, dato che la polizia si stava impegnando per rintracciare la coppia, ha proposto con successo al suo sposo di separarsi fino a Malaga, posto prescelto per imbarcarsi verso l'Africa. Dove sarà quindi finita la povera Leonor? A tal proposito, bisognerà fare attenzione ai prossimi risvolti della trama. Non passerà infatti molto tempo prima che si cominci a parlare di un'ipotetica morte della giovane. Per quale motivo? Da non perdere, diventa fan della nostra pagina Facebook Su una vita. Ecco l'indirizzo: https://www.facebook.com/unavitaofficial/. Attenzione ai Telegram sul tuo smartphone? Allora iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni. Ecco l'indirizzo: http://www.telegram.me/tvsoap. Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di una vita sono qui, le trame delle puntate, invece, sono qui. Anticipazioni puntate italiane LONOR una vita Pablo una vita 2018 0326 Roberto Mallocca.